Domenico Gentile verso Rocca Verano. Ecco. Andiamo subito in municipio per consegnare il nostro documento e il nostro studio per poi fare un giro in paese. Sono qui arrivato al comune di Rocca Verano provenendo da Olmo Gentile e da San Giorgio Scarano e continuerò e a portare il libro dei sogni possibili e sto andando dai sindaci. Qui ho trovato la signora Blengio che è l'anima del comune che coadiuva il sindaco Vercellato in questa opera di mantenimento della ricchezza di questi paesi, una ricchezza ambientale, paesistica e anche morale. Glieli consegno pregandoli di dare al sindaco, come sto facendo in tutti i comuni, e la ringrazio per averti ricevuto. Grazie. Meglio guardare bene la strada perché giù di qua c'è un chilometro di ribasso. Sono qui venuto a San Giorgio Scarampi facendo un percorso tutto che ci porta in alto, qui siamo a 650 metri ed è un paese popolatissimo, 120 certo. Abitanti, è uno degli esempi però dove il comune, se venisse a mancare, cadrebbe uno dei punti di mantenimento di un territorio che pochi abitanti ma è molto vasto. Sì, io alla signorina raccontate che è diciamo l'anima operativa del comune e lascio questo libretto per il sindaco, con molto piacere, così cerchiamo di unire, è tutto impostato su unire le forze per ottenere qualche cosa e mantenere queste belle cose. La ringrazio, la invito a ritornare nel nostro paese, ne vale la pena, grazie. E anche se questa è una località piccolissima, come era San Giorgio Scarampi, merita tutta la nostra attenzione e il nostro rispetto, perché la presenza qui degli amministratori e della municipalità è garanzia di continuità e di buona manutenzione, che è veramente tenuta in perfette condizioni. Buongiorno. Buongiorno, sono qui arrivato a Olmo Gentile, il paese direi più popoloso, della zona, più grande. Che però è un territorio in poca popolazione, un territorio importante, esteso e un panorama straordinario. Io ho trovato diciamo un po' l'anima del comune, perché non ci foste voi insieme ai sindaci, tutto si chiude. E lo consegno proprio per il sindaco, pregando di consegnarlo senza a lei questo progetto, questa idea per unire le forze e lavorare insieme. E la ringrazio di averci ricevuto e mi ricordo appunto che noi ci siamo già incontrati. Noi ci siamo già incontrati, sì, perché io sono qua dall'80, perciò abbiamo avuto occasione di incontrarci durante riunioni, corsi, eccetera. Ed è l'unica persona che comunque si ricordava chi eravamo. No, ma e ci ricorderemo e adesso riprendiamo insieme le forze. Mi saluti tanto la sindaca. Ecco, stiamo entrando in Vesime, proprio nella piazza principale, qui la chiesa, e di fronte, di fianco, c'è il municipio. Sono qui con il sindaco di Vesime, che è una rivelazione. Voi non so se avete visto prima, ma il sindaco qui si occupa di tutto, ma proprio di tutto, e cerca di dare un impulso e una spinta a un territorio che è una bellezza straordinaria, ma che necessita di risorse. Senz'altro. Ed è il nostro scopo, ecco, qui un'idea, un progetto, un'iniziativa, se possiamo unire le forze per realizzare questo obiettivo. Se non ci uniamo insieme, non riusciamo a fare niente. Il nostro scopo è quello. Poter appunto attingere a questi fondi, ma sai. Ma ce la facciamo, però, perché io insistiamo, ma ce la facciamo. Stiamo entrando in Sessame e siamo già davanti al municipio. Dove porterò il nostro contributo di studio e di analisi, qui proprio in municipio. Che posti belli! Entriamo a Mombaldum, come si chiamano loro. Ecco, stiamo entrando in Mombaldone, a valle, dove arriva addirittura la ferrovia. E adesso saliamo proprio nel centro del paese. Eh sì. Ecco, si vede un'altra macchina. Dopo un percorso nelle vie ristrettissime del paese, ci troviamo in una bella piazza con belle case e due chiese che si fronteggiano l'una sull'altra. Tutto ben lastricato e anche un bel paesaggio che
che si intravede fra le mura delle chiese. Ecco ora, dietro di noi, il comune di Monbaldone, presso cui ci recheremo. Eccoci a Montabone. Vado subito al comune e lascio il nostro libro dei sogni, dopo aver parlato con alcuni abitanti del posto che ci hanno dato alcune indicazioni molto interessanti e anche curiose.